You think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Gioia, tu hai dominato lo scorso anno da juniores. Che tipo di percorso è questo di Silvelle? Ma l'anno scorso era molto fangoso, qui è un fango argilloso che attacca molto al terreno. Fortunatamente quest'anno non è così fangoso, però il terreno si sta rilasciando pian piano e il terreno diventa molto pesante. Sarà una gara molto dura e speriamo che vada bene. C'è grande attesa del numeroso pubblico veneto che ha raggiunto Silvelle di Trebaseleghe per assistere a quest'ultima prova, quella riservata agli Elite. Grande attesa per lo stradista dell'Omega Farmalotto, Matteo Trentin, vincitore di una tappa dell'ultimo Tour de France. Enrico Franzoi, vincitore della scorsa edizione e l'oro olimpico di Sydney 2000 nella mountain bike, Miguel Martinez, la maglia rosa è di Brian Falaschi, mentre quella bianca di miglior giovane è sulle spalle di Gioele Bertolini. Andiamo subito con la gara, Elia Silvestri, Sella Italia Guerciotti si porta al comando, seguito in questo momento dalla maglia bianca Gioele Bertolini, Francesco Pedante della Farnesi Vini d'Angelo e Antenucci e Miguel Martinez della FRM Factory Racing Team, oro olimpico a Sydney. La maglia rosa Brian Falaschi ha perso parecchie posizioni in questo avvio a seguito di una caduta nella prima curva, una caduta che ha costretto al ritiro Marco Ponta. Silvestri che sta per affrontare il passaggio tecnico con il breve strappo e la rapida discesa sull'argine del fiume Dese. Stiamo parlando della categoria Elite, i big di questa specialità, tra di loro anche Trentin, che è un ciclista che svolge prevalentemente attività su strada, ha conquistato recentemente anche il successo nella tappa del Tour, ma è comunque un ciclista che proviene proprio da questa attività, dove è stato anche tricolore. Nell'albo d'oro di questa corsa figurano nomi illustri come quello di Vito Di Tano, Ottavio Paccagnella, Antonio Saronni, Daniele Pontoni e Sven Nys. Intanto andiamo con la gara, inquadrato l'olimpionico Miguel Martinez della FRM Factory Racing Team, che non è voluto mancare a questo appuntamento, così come Trentin e altri big delle due ruote. Silvestri è in testa, ormai si appresta a raggiungere il ponte, mentre alle sue spalle sta recuperando Franzoi. Vediamo intanto inquadrato Silvestri che va ad affrontare il tratto che conduce al ponte che permette l'attraversamento del Dese, per poi riprendere sull'altra sponda e il gruppo alle sue spalle. Abbiamo notato il portacolori della Selle Italia Guerciotti Franzoi in quarta posizione. La maglia rosa Brian Falaschi si trova in questo momento alle spalle di Matteo Trentin, Omega Farmalotto Quickstep, ultimo italiano a vincere una tappa al Tour de France. Franzoi intanto si porta in seconda posizione alle spalle del suo compagno di squadra, lento ma inesorabile il recupero di Enrico Franzoi. Attenzione, siamo al sorpasso, Franzoi si porta in prima posizione nella gara da lui dominata nella scorsa edizione e va così a conquistare la leadership di questo gruppo, va a guidare questo gruppo. Siamo nel tratto del percorso che ci porta verso il traguardo, verso l'epilogo di un percorso di 2,6 chilometri.
A questo punto della gara troviamo al comando Enrico Franzoi, seguito dai fratelli Luca e Daniele Braido del gruppo sportivo Forestale, altri protagonisti del ciclocross della italiano, i fratelli Braido, ma Franzoi continua a guidare questa prova riservata agli elite che si svolge in quella di Silvelle di Trebaseleghe. Inquadrato in questo momento Gioele Bertolini, maglia bianca di miglior giovane. Bertolini tra l'altro aveva vinto su questo percorso lo scorso anno quando gareggiava tra gli juniores. Il passaggio di un altro gruppo di ciclisti alle spalle del battistrada, li vediamo inquadrati in questo momento, hanno superato il ponte per e andranno a raggiungere il traguardo. Ci avviciniamo al passaggio sul traguardo per Enrico Franzoi, che sta progressivamente guadagnando terreno e secondi su tutti gli avversari, transita in seconda posizione, lo vediamo alle spalle del fuggitivo Luca Braido, seguito da Elia Silvestri, Daniele Braido e Gioele Bertolini. Franzoi in questo momento viaggia con un ritmo di gara di circa 6 minuti a giro, 2,6 km misura il percorso che Franzoi chiude in 6 minuti. Franzoi fa il suo ingresso nel tratto in sterrato, sta ormai facendo gara a sé. Enrico Franzoi ha preso il largo già dalle prime battute, alle sue spalle stanno cercando di conquistare le altre posizioni del podio i suoi più diretti avversari, Elia Silvestri, Luca Braido, Brian Falaschi, che dobbiamo ricordare veste la maglia rosa, simbolo del leader della classifica generale. Ancora le immagini sugli inseguitori del battistrada. Ricordo battistrada Franzoi, intanto Thomas Paccagnella, sportivi del ponte con a ruota la maglia rosa di Brian Falaschi, altri due protagonisti del ciclocross, Thomas Paccagnella e la maglia rosa di Falaschi, un terzetto di inseguitori tra cui riconosciamo lo stradista Matteo Trentin, vincitore in carriera di una maglia di campione italiano su strada tra gli under 23 e della tappa di Lione al Tour de France dell'edizione del centenario. Franzoi sta per affrontare per l'ultima volta il tratto tecnico, ormai il suo vantaggio è incolmabile. Per i più immediati inseguitori è lanciato verso questo successo nella località che più ama il ciclocross, Silvelle di Trebaseleghe. Da ricordare che la manifestazione è organizzata dalla Silvellese con il contributo della famiglia Bigolin, presente Riccardo Bigolin, amministratore delegato della Selle Italia. Franzoi transita nella zona box, è ormai lanciato verso il traguardo. Luca Braido è segnalato in evidente difficoltà, mentre alle sue spalle è rientrato Tabacchi sul drappello dei migliori. Dunque recupero di Mirko Tabacchi, che si riporta sul drappello dei migliori. Franzoi che va a affrontare per l'ultima volta lo strappo che lo conduce sull'argine del fiume Dese tra due ali di folla che applaudono alla portacolori della Selle Italia Guerciotti, un successo conquistato in quel di Silvelle di Trebaseleghe. Dunque l'arrivo trionfale per Enrico Franzoi, che va così a bissare il successo dello scorso anno. Ancora le immagini del trionfo per Enrico Franzoi, ha fatto gara a sé. Per quanto riguarda
la classifica generale, attendiamo che sovraggiunga al traguardo Brian Falaschi per vedere se riuscirà a conservare la maglia. Intanto il testa a testa tra Tabacchi e Silvestri è vinto da Tabacchi, che va così a salire sul secondo gradino del podio davanti ad Elia Silvestri in quarta posizione. Per la conquista della quarta posizione ancora un altro testa a testa, Luca Braidò della Forestale, che riesce a aver ragione di Brian Falaschi, Sell'Italia Guerciotti, che conserva così la maglia rosa, mentre quella bianca di miglior giovane resta sulle spalle di Gioele Bertolini, sesto al traguardo. E andiamo a chiudere con le immagini del trionfo di Enrico Franzoi. Armando è stato, si può dire, importante anche per la mia carriera, perché io ho iniziato da allievo primo anno nel 96 ancora, per cui è passato un bel po' di tempo e l'ho conosciuto quasi subito. Per me era importante onorare oggi la sua memoria, perché comunque è una persona che ha fatto tantissimo per il ciclocross e comunque aveva una passione sfegatata per questo sport, per cui non posso che essere contento di aver vinto oggi per lui. E direi una grande soddisfazione per la tua condizione di forma, straordinaria. Sì, io sono contento, comunque mi preparo sempre ogni anno al meglio e sono contento quest'anno di aver migliorato ancora un po'. E il terreno di Silvestri comunque si adatta sempre alle mie caratteristiche, perché è un terreno che pur essendo anche semi asciutto diventa gommoso ed è difficile per pedalarci sopra, e per le mie caratteristiche vado un po' di potenza, è l'ideale. Praticamente sono cresciuto su queste terre, per cui lo conosco bene e niente, sono contentissimo. Brian, una gara difficile per te, una brutta caduta, ma sei riuscito a tenere la maglia, questa era la cosa più importante. Sì, sono caduto alla partenza, subito alla prima curva, sono finito dentro la transenna e sono ripartito ultimo. Alla fine, dai, finire quinto mi sa che è buono, perché almeno ho tenuto la maglia, ma adesso vado a fare vedere perché ho le coste che mi fanno male. Matteo Trentin, dopo un anno qui di nuovo a Silvelle, per quello che è il tuo grande amore, il ciclocross. Sì, fa sempre piacere tornare, sicuramente una gara come questa di Silvelle è ancora meglio, insomma, perché è una grande organizzazione, sempre un grande pubblico e tutti i corridori migliori d'Italia, quindi tornare qui è sempre un piacere. Gioele Bertolini, l'urlo liberatorio sulla linea del traguardo, una bellissima vittoria di tappa, e conservi la maglia bianca. Sì, sono partito molto forte, sfortunatamente per la caduta di punta si è fatto un buco all'inizio e ce l'ho fatto restare lì davanti mentre i miei avversari principali erano dietro, solo che col passare dei giri andavano veramente troppo forte davanti e ho dovuto perdere un paio di gruppetti fino a che San Parisi mi ha ripreso. Però per fortuna sul traguardo ce l'ho fatta ad esprimermi al meglio in volata e ho conquistato una vittoria tra gli under. Complimenti a tutta l'organizzazione. Armando ha guardato dall'alto, ha cercato di far sì che oggi sia stata una bellissima giornata. Ho visto veramente un livello di corridori professionisti alto. Franzoi è andato veramente forte, nonostante sono andati forti anche gli altri, però lui aveva una marcia in più. Ci stiamo preparando per sabato prossimo, il giorno 7. E credo che qui ci siano parecchie persone dell'organizzazione di Rossano, e oggi abbiamo ospitato anche l'assessore allo sport, che è un po' curiosa di vedere come potrebbe essere lo svolgimento della gara. Sicuramente avranno imparato molto da oggi e sabato sarà un successo anche. Fausto Scotti oggi si è corso nella storia del ciclocross italiano, una manifestazione nella quale anche lei ha partecipato da corridore. Sì, diciamo che il percorso era leggermente differente, l'arrivo era al contrario e si passava nella parte destra. Una giornata così io non me la ricordo, una giornata così bella, splendente, luminosa e molto, ecco, e molto calda. Spesso abbiamo corso qui, sempre si correva sempre nel 26 di dicembre, era un po' freschetto, ma
a volte abbiamo trovato anche il sole. È una bella manifestazione, io sono veramente contento e soddisfatto di aver riconvinto Mauro Zamprogna a fare questa gara alla memoria di tuo papà Armando Zamprogna, perché tutti qua nel mondo del ciclocross gli dobbiamo qualcosa. E quindi questa è una cosa che mi onora, mi commuove tantissimo, e la cosa bella è vedere tanta gente, comunque è una classica, forse insieme a Solbiadolona penso che sia una delle più vecchie gare storiche. Quali indicazioni ha avuto sui ragazzi? Ma i ragazzi oggi abbiamo visto Rico Fazzoli molto in forma, la Eva Lechner è ritornata bene, le due Alice Maria Zuffi e Elena Valentini stanno in forte crescita, Bertolini ha pagato un pochettino i lavori fatti questa settimana, e comunque ecco, abbiamo visto un buon Silvestri, ha perso la seconda posizione in uno sprint con Mirko Tabacchi, diciamo che questi poi comunque sono atleti che fanno parte della rosa azzurra. Bello duello tra Pellizzon e Rossi, quindi ecco, diciamo che la nazionale c'è, adesso abbiamo ancora tre gare in Italia dove possiamo scegliere, dopodiché si andrà alla Coppa del Mondo di Namur e cercheremo di portare i migliori. It's a beautiful day.